Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una puntata di The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Io sono Ser, benvenuti nel mio canale. Cosa possiamo facciamo? Facciamo la daily. Questa è la daily del 15, giusto? Sì. Allora, abbiamo ben poche cose da fare, se non cercare di ottimizzare. Abbiamo un po' di danno, non eccessivamente, però insomma niente di male. Bombe, che potrebbe essere qua sotto la stanza segreta, eh? E qua c'è il boss, però non abbiamo visto la stanza degli oggetti. Meglio il lockpick, decisamente. Qui la testa spara una lacrima di danno 3.5 base. Non so se sempre oltretutto la spara. Intanto facciamo fuori i ragni, che sono la cosa più randomica che c'è. Appunto. Certo, con le mosche che ti inseguono non è il massimo. Poi c'è quel little robo che mi dà fastidissimo. Ok. E questo. Perfetto. Speriamo. Boh, spider bat. Niente di eclatante. È comunque un attivo. La stanza segreta potrebbe essere qua. A questo punto vale la pena fare un salto allo shop per prendere questo. Ed è già rastora i cuori. Forse era meglio prendere quello sotto. Vabbè. Ora è meglio aspettare ancora. Forse sì, era meglio aspettare ancora. Quando ti stacchi la capoccia. Adesso. Basta sapere il tempismo ed è abbastanza banale come Cube of Meat. Abbiamo un danno passivo. È già qualcosa. Bisogna arrivare da mamma, quindi bisognerà anche trovare il modo per scendere. Come questa non merita assolutamente. Ecco, questa già lo merita di più. Aspettate un attimo. Fa anche danno? Mi sa di sì. Ero convinto non facesse danno a Spider-Bat. In realtà forse sì. Già giusto che non avevo cuori blu, ma ce ne frega poco, tanto non potremmo comunque donarli. Vabbè, allora prendi danno a caso contro i fuochi non vedendoli. Ma, ok.
Qui una bomba ce la doni? No. Arlecchino mi sta bene. Mezzo cuore sempre, tutta la vita. Se ce ne dai anche un altro, sono contento. Un attimo, uno dei due non è uno shop. Ok. E lo shop era... E il non shop era l'altro. Ma aveva due chiavi quel non shop. Sta venendo il dubbio perché non mi sembra. Quindi in realtà potrebbe essere una libreria. Allora, c'è qualcosa che mi fa volare? Assolutamente no, però questo mi dà survivability. A questo punto il cuore blu tanto vale prenderlo. Se trovassimo altre chiavi potremmo andare alla ricerca forsennata. Mi sta incastrando. Niente soldi. Il gerofante. Non volevo tu mi colpissi, ma oh. Ci posso fare anche. Bombe. Con bombe possiamo fare uno. Possiamo fare due. Possiamo fare tre. E possiamo fare così. Perché non ho preso una chiave? Perché ho visto che Stranne sembra più propensa per le chiavi. Ed è probabile che qua in realtà già scenderemo. Quindi. Oltretutto non mi serve una chiave per aprire questo. Perché mi ha dato una carica? Cioè qui adesso le cariche sono triple? Da quando questa cosa? L'ultimo aggiornamento? Interessante. Potrebbe, non è detto. Assolutamente sì. Va benissimo. Perdere un mezzo cuore o un cuore intero, adesso non ricordo. Prima o poi. Oh. È che sono veloci. E ti fottono perché c'è un sacco d'HP. Qua se proprio ci devo andare dopo. Mezzo cuore.
Cazzo, battery baby. Tanta roba. Peccato. Vediamo se riusciamo a. Che poi in realtà la stanza super segreta. Esatto. Le pillole magari le evitiamo, eh. Ma no, ma chi l'ha spostato? Vogliamo fare? Allora, non so chi t'ha spostato, però è un grande stronzo. Ah, ok, posto. Già è qua. No, non credo di volerci andare là. Ho già preso abbastanza danni. Ma porca troia. Super 8. Chiaramente così. Non c'era la stanza del sacrificio, ok. Sembra che di San faccia proprio vedere le stanze. Quindi era totalmente inutile. Ah già, giusto che adesso è un casino. Non so neanche come scalano queste va benissimo così. Va bene, ci sto. Ho fatto un movimento sbagliato. Va bene quello, l'ho messo così. Non mi sembra di vedere Tinted, ma voi ne saprete più di me. Ma porca troia, schifa.
Team Cell totalmente a casaccio proprio. Tu mi daresti un oggetto del patto col diavolo. Giustamente. Andiamo a vedere una stanza piccola. Tanto ormai ci siamo. Siamo in ballo, balliamo. Siamo presi un full. Possiamo, torniamo. Stanza non troppo impegnativa con questo setup. Il problema è che non siamo ancora riusciti né a trovare un modo per scendere né una stanza di sacrificio. A questo punto ci guardiamo bene intorno. Qui che dice? Tanto abbiamo un lock. Veloce, rapido, indolore. Andiamo qua. Va bene. Devo farlo prima. Oh. Perfetto. Ah, questa dovrebbe essere divertente. The Empress. È abbastanza simpatica come carta. La capo. E sto pensando. No, qua c'è la stanza degli oggetti. Con un 2020. Quindi se mi stai dicendo che non c'ho possibilità di scendere oltre la mamma è un peccatissimo proprio. Beh, la mamma attualmente può aspettare perché tanto la sciolgo in teoria. E andiamo a vedere se per caso troviamo la stanza che ci interessa. Questa stanza non è assolutamente un problema. Qui c'è lo shop che apriremo. Sì, lo so che mi fai danno. Va benissimo. Niente, quelle stanze lassù sono veramente troppo lassù, mi sa. Vediamo se la navigazione ci aiuta, ma è veramente problematica la situazione adesso. Anzi, sai cosa? Facciamo prima. Sì, va bene così. Non c'era possibilità di scendere in sostanza. Non a questo livello, quantomeno. Va bene.
va bene. Vediamo se riusciamo a sciogliere la mamma. In un minuto, in teoria, dovremmo farcela. Vediamo se mi bastano i secondi per navigare il livello e scendere. Dovrebbero, in teoria. Ah no, ma sono così indietro. Cazzo. E questo non era previsto. Allora forse c'è speranza ancora. Ora mi tocca farlo. Perché tanto la boss rush non la vedremo. Ma questo piano deve assolutamente trovarsi. Ma sì, a sto punto ce la facciamo molto a livello. Vediamo se è vero quello che ho capito. Vediamo se l'altro boss mi dà un'altra carica. Eh sì. Eh sì, hanno modificato questa cosa, non c'era prima. Va benissimo così. No. Mi tocca rifarlo. Va benissimo così. Sì, fai scoppiare tutto, tanto non serve a niente. Qua a posto, qua a posto, qua che ci dici? Merda. Mi sono arrivato proprio a cannolo addosso. Sarebbe bello trovare la stanza del sacrificio, ammesso che ci sia. Glaucoma, sì. Anziamo che trovi la pala per scendere. Almeno fino a Satana ci arrivi in quel caso. Ok, i grid li abbiamo visti tutti. C'è il boss, è ok. Abbiamo detto che facciamo con tranquillità, perché a sto punto tanto ormai i 22 minuti li abbiamo passati, la partita finirebbe qui comunque. A sto punto ci prendiamo un filo di exploration in più. E vediamo se per puro caso abbiamo la stanza del sacrificio. Nope. Eh no, niente stanza del sacrificio. Va bene. No, sto fa. Ho già trovato la stanza segreta. Anzi, la stanza super segreta potrebbe trovarsi qui. E invece no. Però era carino come posto, sembrava fattibile. Quindi potrebbe trovarsi qui, qua
qui. Lì, esatto. Mi dà anche speed up. Wow. Tu che fai? Bosses charge you. What? Vai grande. Grandissimo Krampus. Va bene, la run finisce qui, purtroppo. 786esimo al mondo. Se avessimo trovato la possibilità di scendere, top 100 diretta. Va bene, va bene, va bene. Ragazzi, niente. La puntata finisce qui e ci si sente alla prossima. Ciao a tutti da Ser.